Buonasera ai telespettatori di Mondo Futsal dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Doganella per le finalissime del sesto torneo del Borgo. Finale terzo e quarto posto tra la Compagnia del Caffè e Nuovo Look. Vediamo che è tutto pronto per l'inizio di questa finale terzo e quarto posto. Primo possesso per la Compagnia del Caffè, sfuma questa occasione, quindi riparte Silvani, che salta molto bene l'avversario e scarica di pochissimo lontano dallo specchio della porta. Vediamo adesso azione insistita di Scripnu. Fungolinia fa uscire il pallone molto bene per Palesseri, che lo scambia con Rosiano ed arriva all'1-0 di Emanuele Balestrieri. Dopo l'ottimo scambio con Rosiano si sblocca il risultato. Di nuovo Luca che prova a sradicare il pallone, ci riesce proprio in questo istante Scripnu, che prova a servire il compagno ed arriva il 2-0 di Gino Palombo. Dopo l'ottimo intercetto di Ivan Scripnu a metà campo, pallone ancora tra i piedi di Papa che va a sfidare Balestrieri. Crea scompiglio il numero 8, mette a sedere tutti quanti, mette a sedere i Guercivi e per poco sfiora l'Eurogol. Rosiano nella sua metà campo, adesso Scripnu ha un po' di spazio, va Palombo e per poco non inquadra lo specchio della porta per possibile 3-0. Sarebbe Silvani che va a sfidare Rosiano, rientra sul destro, buona sovrapposizione di Riggi che trova però Guercivi pronto. Adesso attenzione a Silvani che intercetta questo pallone, va a sfidare Scripnu, cioè lo lascia sul posto, non inquadra però lo specchio della porta di Guercivi. Andiamo Rosiano a correre Scripnu, arriva il gol del numero 10, Ivan Scripnu, che porta a 3 le reti di vantaggio del nuovo look. Un po' laterale in favore della Compagnia del Caffè, che può imbastire un'altra azione. Attenzione a Papa che parte alle spalle di Balestrieri e trova un bellissimo gol, meritatissimo, Alessio Papa. Ottimo l'assist di Riggi, che gli mette il pallone in out. Adesso vediamo, attenzione, c'è il gol all'improvviso di Alessandro Piga, che ha sorpreso Guercivi. Se esagera un pochetto, vediamo Papa che scherza con l'avversario. Imprendibile il numero 8 maglia azzurra, che adesso ha un po' di spazio, vediamo che trova lo spazio per calciare, colpisce il palo a Guercivi battuto. Si appoggia a Papa, salta Palombo e per poco non trova il gol del 3-3. Attenzione a Scripnu che mette il pallone dentro per Palombo, che abile sul secondo palo si fa trovare pronto e segna il gol del 4-2. Azzurra, Rosiano scarica ancora con Balestrieri come nell'occasione del primo gol. Andiamo adesso, un'occasione per Tuderascu. Andiamo che serve Riggi, tutto solo, pallone per Papa, che questa volta non sbaglia e infila sotto le gambe per Guercivi, accorcia ancora le distanze la Compagnia del Caffè. Con Pica che tiene a distanza Palombo, poi batte in maniera veloce per Riggi, fa molto bene ed arriva l'ottima chiusura di Guercivi. Squadra lunga adesso, attenzione a Palombo che per poco non trova un gol spettacolare. Vediamo bucata un po' forzata di Piga, Palestrieri, serve Rosiano di prima per Palombo che a tu per tu col portiere non riesce ad inquadrare lo specchio. Adesso Rosiano dalla bandierina ed arriva all'improvviso il gol di Scripnu da lontanissimo, sorprende Pagani sul primo palo e torna sul doppio vantaggio No Look. Si rifugia in Guercivi che alza questo pallone per Balestrieri, lo perde Pagani, ne approfitta Balestrieri e la chiude molto probabilmente qui Emanuele Balestrieri, firma il gol del 6-3 quando siamo praticamente alla fine di questo secondo tempo. Suo pallone dentro per Silvani e c'è l'ennesima chiusura di Guercivi che sancisce la vittoria ed è il terzo posto per Nuovo Look. Ricordiamo punteggio finale di 6-3 in favore dei ragazzi in maglia blu e da Yuri Bagoli ed Emanuele Barsi è tutto per questa finalissima terzo e quarto posto.